è stato affetto, premura e amicizia, e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e vicinanza spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore. Oggi nel Vangelo Gesù chiama per nome e invia i 12 apostoli. Mandandoli chiede loro di annunciare una sola cosa: predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione: il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra, e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e a riprendere il cammino. Lui, il Signore, è lì, con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, può sentire più forte la sua presenza. Lui conosce la strada. Lui è con te. Lui è il tuo padre. Lui è il mio padre. Lui è il nostro padre. Restiamo su questa immagine, perché annunciare Dio vicino è invitare a pensarsi come un bambino che cammina tenuto per mano dal papà. Tutto gli appare diverso. Il mondo grande e misterioso diventa familiare e sicuro perché il bambino sa di essere protetto. Non ha paura, impara a aprirsi, incontra altre persone, trova nuovi amici, apprende con gioia cose che non sapeva e poi torna a casa e racconta tutto quello che ha visto, mentre cresce in lui il desiderio di diventare grande e di fare le cose che ha visto fare al papà. Ecco perché Gesù parte da qua. Ecco perché la vicinanza di Dio è il primo annuncio. Stando vicini a Dio vinciamo la paura, ci apriamo l'amore, cresciamo nel bene e sentiamo il bisogno e la gioia di annunciare. Se vogliamo essere buoni apostoli, dobbiamo essere come i bambini, sederci sulle ginocchia di Dio e da lì guardare il mondo con fiducia e amore, per testimoniare che Dio è Padre, che Lui solo trasforma i nostri cuori e ci dà quella gioia e quella pace che noi stessi non possiamo procurarci. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù racconta e raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio. Vi dico una cosa, a me lasciano perplesso, e molto perplesso, sempre i parolai, con il loro tanto parlare e niente fare. Facciamoci a questo, e a questo punto qualche domanda a noi, che crediamo nel Dio vicino. Mi domando, confidiamo in Lui? Sappiamo guardare avanti con fiducia, come un bambino che sa di essere portato in braccio dal papà? Sappiamo sederci sulle ginocchia del padre
con la preghiera, con l'ascolto della parola, accostandoci ai sacramenti, e infine, stretti a Lui, sappiamo infondere coraggio agli altri, farci vicino a chi soffre ed è solo, a chi è lontano, eppure a chi è ostile. Questa è la concretezza della fede, questo che conta. E ora preghiamo Maria, che ci aiuti a sentirci amati e a trasmetterci la vicinanza e la fiducia. Angelus Domini, nunci ave Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, uc angel nunciante, Christi Filii tui, incarnatione cognovi, per passionem et crucem, a resurrectionem gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo 20 giugno ricorre la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite. Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E sembra che il mare era calmo. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie. E prego anche per i giovani studenti vittime del brutale attacco avvenuto contro una scuola dell'Ovest dell'Uganda. Questa lotta, questa guerra dappertutto, preghiamo per la pace. Saluto tutti voi romani e pellegrini provenienti dall'Italia e da molti altri paesi, particolari fedeli della Florida e di Monaco di Baviera. Saluto le scuole San Giovanni Paolo II di Opole, Bologna, e San Filippo Neri di Londra. Saluto inoltre i gruppi di Sogno, Guardia delle Guerriere e Porto Marino, come pure la scuola Rosario Scardegno di Molfetta. E saluto anche le suore di Maria Bambina che stanno lì guardando l'angelo. Perseveriamo nella preghiera per la popolazione della martoriata Ucraina, non dimentichiamo, che soffre tanto. A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me.
Buon pranzo e arrivederci. Grazie.